Sì, eccoci in questo nuovissimo video. Allora, oggi video ricetta. Vi mostrerò come faccio io un sughetto con i pomodori ciliegini che magari stanno un po' non sono più tanto buoni da mangiare a insalata. Per non sprecare, si utilizzano a fare un sughetto che va benissimo per i bambini oppure anche per i grandi, ovviamente. Quindi adesso io mi leggo i capelli e ci spostiamo in cucina e iniziamo la ricetta. Eccoci qui. Allora, quello che ci servirà è un padellino, olio, pomodorini, ciliegini, che sono un po' spappolati, ma non, meglio così perché ci serviranno aglio e sale. Iniziamo subito a fare il nostro sughetto. Ho pulito l'aglio e lo metto nel padellino con un goccio d'olio e lo facciamo rosolare e poi togliere i pomodorini e li metterò all'interno del padellino. Li ho fatti a metà e poi a metà della metà. E adesso li mettiamo qua dentro. Arrivati a questo punto che si sono un po' afflosciati, diciamo, aggiungiamo un goccio di acqua calda, mi raccomando sempre a fuoco minimo, fatto così, in modo che non si asciughi troppo, e continuiamo a schiacciarli. E alziamo leggermente il gas. A questo punto aggiungiamo un pizzico di sale. E un pizzico di zucchero, poco poco poco, per togliere l'acidità dei pomodori. E giriamo e lasciamo cuocere ancora un po'. Passati 10 minuti e un quarto d'ora, il sughetto è pronto. È bello liquido, i pomodori sono tutti belli schiacciati. Se volete lo potete lasciare così oppure dare una frullatina. E niente, si spegne il fuoco e il nostro sughetto è pronto. E niente ragazzi, questo era il video ricetta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate tanti like, iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. Io vi mando un bacio, un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!